Il film è un film del concorso di Torino 37, viene dall'Islanda, si chiama A White White Day. Il regista è un'opera seconda, il regista è Leonard Palmason, aveva fatto un primo film bellissimo che si chiamava Winterbrode qualche anno fa, che era passato a Locarno, e questa è la sua opera seconda che siamo felicissimi di avere in concorso. E do il benvenuto al montatore del film, Julius Krebs Dampbo, spero di non avere storpiato eccessivamente il suo nome, e con cui faremo due chiacchiere su questo film particolarissimo. Vi dico pochissimo perché se non l'avete visto vi consiglio di recuperarlo sul film. Non è uno spoiler dire che il film comincia con una lunghissima sequenza di una che in questo bianco totale, appunto il film si chiama White White Day, questo bianco totale del cielo e della terra, della neve e della specie di nebbia foschia che non si distinguono con l'altra, una macchina scende per una lunghissima discesa e poi precipita in un burrone di colpo, così senza sapere niente. Scopriremo che a bordo di quella macchina c'era la moglie del protagonista del film, un poliziotto rude e burbero che cercherà di affrontare il suo lutto, ma lo farà a modo suo, scovando rancori e dubbi che lo portano a improvvise esplosioni di rabbia. La prima cosa che volevo chiedere a Julius è proprio questa forza stilistica del film, ovvero su questo paesaggio così bianco, placido, immacolato, che è il teatro di esplosioni improvvise di rabbia, di delle scariche elettriche tremende. E come appunto si è cercato tutto il gruppo di lavoro di tenere queste due frizioni insieme? Yes, thank you. Now that's a very particular question for I think the director Hlynur, because he's from Iceland and he grew up in that area. It's 6 hours away from Reykjavik, and he lived in that town where we shot the film, and we were editing the film. A little bit and, closer. Sorry. And we were editing the film and lived there, and he still lives there with his wife and kids. But it's very much within the nature is very much within him and within his films, and in both, I think, in our previous film, Winter Brothers, and we also made a short film called Seven Boats, which is shot in the same area. So it has a big role in the films, the nature and the violence of the nature has very much to say, is a big player, is almost a bigger player than the rest. No, of course it all plays in, but I'm not sure if I answered, kind of. La domanda in realtà andrebbe posta al regista, che è islandese ed è proprio la sua origine che fa sì che il film mostri questi contrasti forti. Lui è cresciuto e tuttora vive in quest'area, un'area dell'Islanda che si trova a 6 ore di distanza da Reykjavik, ed è lì che noi abbiamo girato interamente il film e lo abbiamo montato. Lui vive tuttora lì appunto con la moglie e con i figli, e quella natura, quel tipo di natura così particolare, lui ce l'ha nel sangue e abita letteralmente tutti i film che ha fatto, quindi non soltanto il lungometraggio precedente Winter Brothers, ma anche un cortometraggio che abbiamo girato lì. E questo paesaggio, questo ambiente, questa natura così contrastata, appunto, da un lato il bianco e dall'altro un'energia, una violenza degli elementi, è a tutti gli effetti uno dei protagonisti, se non la protagonista assoluta dei suoi film. Volevo chiedergli una cosa appunto più inerente al suo ruolo nel film, ovvero una cosa riguardo al ritmo del film.
come vi avevo detto appunto prima, il film ha dei momenti molto calmi, molto placidi e poi delle improvvise espressioni, esplosioni di rabbia, come un elettrocardiogramma impazzito. Volevo capire come appunto insieme al regista Palmason avevano lavorato su questo ritmo saltellante, cioè questo improvviso alternarsi tra calma e furore. It's a good question. It's a very long process, and something we talk about way before we film it, and we talk about the rhythm and the music and everything about the film. We talk about it almost. We talked about it simultaneously while editing our previous film, Winter Brothers. We had this thing every morning when we were editing Winter Brothers 4 years ago. Every morning you had to bring a new piece of music that you also didn't know yourself, mm-hmm. and you had to present that to the other. So we had a morning ritual where we had good coffee and a new piece of music, hopefully a good one. It could also be shitty. And in that way, we not with only that, but a lot of things they turn into a rhythm, I think, and it turns into a rhythm when Hlyner writes the script, and we talk about it, and he rewrites, and we talk about it, and we talk about the music, and the rhythm, and the rage, and the nature of our protagonist, and the people surrounding the protagonists, and then I lived there for 6 months, editing, and had our rituals. There and then we get into a kind of a rhythm that is unspoken of. It becomes itself the film. È una domanda molto molto valida. Il processo è stato estremamente lungo ed è qualcosa di cui abbiamo iniziato a parlare molto prima dell'inizio delle riprese. L'aspetto appunto del ritmo della narrazione e del montaggio e anche tanti altri aspetti del film. È qualcosa di cui abbiamo iniziato a parlare di fatto durante la fase del montaggio del film precedente, Winter Brothers, il montaggio che è avvenuto appunto 4 anni fa, e ogni mattina ci incontravamo prima di montare quel film e ciascuno doveva portare un brano musicale da sottoporre all'attenzione degli altri, un brano musicale che non necessariamente doveva conoscere o amare, ma il rituale era questo: ci si trovava per un buon caffè e ognuno proponeva una musica, sperando appunto che fosse una bella musica e che potesse essere apprezzata da tutti. E in questo modo siamo tutti entrati nel sentimento di questo film, nei vari aspetti che via via si sono trasformati in modo molto naturale nel ritmo. Anche il modo di lavorare del regista è così: scrivere una sceneggiatura, se ne parla, lui la riscrive, se ne riparla, viene arricchita appunto con delle idee musicali, si parlano dei vari sentimenti che emergono nel film, in particolare appunto di questi scatti di violenza, di rabbia repressa, si parla della personalità, della natura del protagonista, di quella delle persone che lo circondano. E poi l'altro elemento fondamentale per me è stato vivere in questa stessa cittadina per 6 mesi durante il montaggio, e anche in questa fase è stata accompagnata da tanti rituali quotidiani e si è creata una sorta di intimità inespressa nei rapporti che legavano tutti noi, che ha fatto sì che si è poi trasformata nel film.
And just an extra, it's also very important in our films that we have those the changes that you talk about, the dynamic shift between very calm and being violent, or this gear shift, that they are within the shot. Yeah. So it's of course there's shifts in the editing, but we talk about that all the time, but it also has to be within one shot. Yeah. E l'altro elemento estremamente importante che ha generato proprio il ritmo del film è stato fare in modo che questa dinamica di cambiamento repentino, di passaggio da una situazione di calma, di tranquillità a uno scoppio di violenza, avviene anche all'interno di una stessa ripresa di una scena. Certo, viene creata anche in fase di montaggio, ma spesso e volentieri è proprio nella sequenza di una scena, durante le riprese. Se avete domande, alzate la mano. Intanto, questa cosa che ha detto è una delle caratteristiche peculiari del film. C'è, anche qui faccio un microscopico spoiler, c'è una lunghissima sequenza in cui l'unica persona con cui questo uomo così dolente e arrabbiato riesce ad avere dei momenti di profonda tenerezza è la sua nipotina. E c'è una lunghissima scena in cui lui racconta a letto alla nipotina una storia che all'inizio è tenerissima e poi diventa sempre più spaventante e più spaventosa. È un crescendo di tensione che sembra arrivare dal nulla e che davvero mette una sensazione di ansia e di disagio. Volevo capire come, anche probabilmente con la recitazione dell'attore protagonista, mi azzardo a nominarlo, anche se diciamo che il mio islandese non è ottimo, si chiama Ingvar Sigurdsson, che ha davvero una presenza scenica fortissima. Volevo sapere appunto come era stata l'indicazione su creare questa tensione crescente e questi cambi repentini all'interno delle singole scene, come ha lavorato con gli attori, non lui direttamente ma il regista. Yeah. That the particular scene is it's a well-known story, a tale that people in Iceland, they know this tale. I know that they do. I didn't know it, but Hlynur, the director, he tested the story on his kids, and also on the protagonist's granddaughter, which is Hlynur's own daughter. And so they tested it a few times, but the protagonist, the Ingmar, he was just so enrolled in his character, and he nailed it. I think we took that scene two times, and it was there. Il lavoro che è stato fatto in quella scena in particolare parte dalla premessa che questa è una storia che io personalmente non conoscevo, ma che invece è molto conosciuta da parte di tutti gli islandesi, e Jun, appunto, il regista, l'ha testata con i propri figli e naturalmente anche con i protagonisti di quella stessa scena. Peraltro la nipotina è interpretata da sua figlia, e devo dire che molta della tensione di questa progressione che c'è nella scena è dovuta alla grande capacità dell'attore protagonista, che è riuscito a calarsi perfettamente nel ruolo, nel personaggio, al punto che è stato sufficiente fare soltanto due ciak ed era perfetta. Se non ci sono domande, faccio un'ultimissima curiosità, un'altrissima domanda a Julius. Mi pare di aver capito, come diceva, che quindi insomma il processo di montaggio, lui è andato lui in Islanda, quindi si è immerso, lui è danese, si è immerso quindi in una realtà che non è la sua, è un paese straniero, ma ha seguito anche tutte le riprese già sul posto, quindi è stato, diciamo,
deportato in Islanda tutto il tempo, volevo sapere le sue sensazioni rispetto appunto a seguire una, così da vicino una realtà dal suo ruolo, che invece di solito è legato a un lavoro successivo alle riprese. We try every time I try to be there during the shoot, but there's also an economical aspect of it. So it's so sometimes I go down a little during shooting, but we try to prioritize that I'm there to be extra eyes for Hlynur. I was also here for, but only 1/3 of the time I was on set. The last film I was there the whole time, and I think it's a very, 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 a very good way to get into the material, to feel it and know it before you start editing, because there's it takes such a long time to just like you say, bump into the, just when everything's done. So we try to talk about the film many years before, and so I dive into it, but then it comes to shooting and sometimes the money is not good enough. We don't have the money. The money is good enough, but it's not there. Ho cercato di andare sul set il più possibile. Naturalmente questo comporta un impegno economico che non sempre siamo riusciti a sostenere. Era importante però anche per Juno avere un paio d'occhi in più per le riprese. Diciamo che io ho assistito a un terzo di tutte le giornate del set, ed è un modo sicuramente molto bello per entrare nel materiale, per avere una sensazione molto, molto precisa e approfondita, e per conoscere tutto il materiale su cui poi, come giustamente dici tu, si lavora in una fase successiva. C'è anche da dire che questo è un film di cui parlavamo già da moltissimo tempo prima ancora di girarlo, però insomma avremmo voluto avere più soldi perché io potessi essere più presente. I'm in the middle of editing another film. E poi naturalmente io stavo anche montando un altro progetto. Allora, ringrazio ancora Julius Krebs Damsbo, il montatore del film White White Day di Junior Palmason, film islandese del concorso di Torino 37, che vi consiglio vivamente di andare a vedere. Grazie a tutti, grazie ancora Julius.